sicuramente vedere questi 5 anni così velocemente fanno pensare. Di sicuro 5 anni fa, quando siamo venuti qua la prima volta, era un gruppo molto promettente, che non si sapeva già cosa avrebbero potuto fare. Il problema nella ginnastica è sempre sapere cosa si può fare e poi riuscire a farlo, cioè non solo nella ginnastica. Devo dire che siamo riusciti a conquistare le cose che volevamo conquistare. Alcune ci sono sfuggite anche per poco, per esempio la medaglia alle Olimpiadi, ma questo ci dà ancora magari qualche stimolo in più per cercare di non mollare mai e di provare ancora. Sembra anche che Riccione porti bene, quindi adesso non so se ci verremo ancora, perché magari siamo un po' stufi, non lo so, vedremo. Però a parte gli scherzi, devo anche dire che con l'amministrazione comunale abbiamo lavorato insieme, perché sono state fatte delle importanti migliorie all'impianto. Siamo molto contente di come è andata la gara, non ci aspettavamo questo risultato. Abbiamo provato delle emozioni davvero tanto forti a livello di squadra, siamo una grande squadra, siamo molto unite. Sicuramente quello che è successo ad Asia proprio non ci voleva, perché siamo in un momento davvero importante dove lei era fondamentale. Sicuramente è stata bravissima, ha provato queste emozioni con noi e ci manca già molto, non essendo qua con noi. Sicuramente vivendo sempre la vita insieme, non averla qua con noi è come se mancasse un pezzo di noi, quindi lei è qua con noi. È stato molto emozionante quello che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto tornare sempre qui è sempre un'emozione grandissima. Abbiamo un'accoglienza fantastica e questo è veramente bello. Quello che abbiamo fatto in questi anni è stato soprattutto merito di tanto lavoro,